tutte ragazze, oggi siamo qua con questa mascherina e ho pensato di fare questo video perché non so se voi l'avete notato, ma quando la portate per parecchio tempo non respiravamo, la pelle suda, il trucco va a finire tutto sulla mascherina. Quindi ho pensato di fare un mini video per darvi dei consigli o comunque dei consigli che secondo me su di me andati bene potrebbero andare bene anche per voi. Io ho truccato solo gli occhi e messo in evidenza solo gli occhi, quindi prendiamo un po' ispirazione dalle donne arabe. La base ho semplicemente messo una crema a viso, è appena appena colorata giusto per dare un colorito all'incarnato di benessere. E poi andremo a realizzare una pettinatura o più di una in base anche alla mascherina per poter tenere i capelli raccolti indietro in modo che con i guanti non andiamo a toccare i capelli che poi si sporcano, che poi ci coprono il viso perché è già molto coperto dalla mascherina. Centrale, facciamo due trecce, si chiamano trecce a cerchietto. Anche qua sotto perché deve essere spettinati e siamo pronti per il nostro lavoro. Così avete il viso scoperto, gli occhi in risalto e sorridete con gli occhi.
Invece, con quest'altra mascherina, che ha l'elastico e si mette così, pensavo, non ha le trecce, ma ha due code. Volete venire con me? Vi faccio vedere. Allora, pettinate i capelli. Se avete una bella attaccatura, potete anche tirarli tutti indietro. Se non ce l'avete bella come la mia, lasciate qualche ciuffo. Andremo a fare due code, una alta e una un po' più bassa. Una bellissima ponytail. Quindi mettiamo la mascherina, allora una la facciamo passare sopra a quest'altra e una così, subito sotto. Poi tiriamo fuori questi ciuffetti. Ah, un bel profumo sulle voci, sui capelli. Speriamo che questo periodo finisca velocemente. Da Valentina HStyle è tutto, iscrivetevi al mio canale, attivate il campanellino, scrivetemi nei commenti e statemi bene.